La defecografia è attualmente l'esame strumentale in grado di meglio simulare ciò che avviene durante la defecazione, permettendo di evidenziare sia alterazioni funzionali della dinamica muscolare pelvica, sia alterazioni anatomiche del retto. L'esame inizia con l'introduzione attraverso il canale anale di mezzo di contrasto baritato nel retto e nella vagina. Subito dopo, il paziente viene posto su un water radiotrasparente. La dinamica muscolare pelvica viene valutata paragonando tra loro tre radiogrammi acquisiti a riposo, in contrazione e in ponzamento. Sul primo radiogramma a riposo vengono evidenziati il pube ed il coccige e si traccia la linea pubo-coccigea. Si traccia quindi una linea lungo il decorso del muscolo puborettale che, come noto, descrive una fionda che parte e ritorna al pube dopo aver abbracciato il retto e se ne misura la lunghezza. Viene considerata come discesa perineale la distanza tra il punto in cui il muscolo puborettale gira attorno al retto e la linea pubo-coccigea. Si calcola infine l'angolo anorettale tra l'asse del canale anale e l'asse del retto. Sul secondo radiogramma, ottenuto invitando il paziente a contrarre i muscoli pelvici come per trattenere le feci, si apprezza, nel soggetto normale, una contrazione del muscolo puborettale con consensuale riduzione della discesa perineale e riduzione dell'angolo anorettale. La situazione opposta si osserva nel soggetto normale durante il ponzamento, quando al rilasciamento del muscolo puborettale seguirà un aumento della discesa perineale e l'apertura dell'angolo anorettale, permettendo la defecazione. Un mancato rilasciamento o addirittura una contrazione paradossa del muscolo puborettale sono rare cause funzionali di ostruzione alla defecazione che necessitano di terapia riabilitativa specifica. Le alterazioni anatomiche del canale anorettale, quando presenti, si apprezzano agevolmente analizzando l'ultimo radiogramma che viene acquisito invitando il paziente ad esercitare un massimo ponzamento. Il rettocele è un reperto defecografico molto frequente nelle donne affette da stipsi da ostruita defecazione. Consiste nella formazione durante il ponzamento di una tasca patologica a carico delle pareti anterolaterali del retto, che causa il sequestro di materiale fecale. È possibile osservare un rettocele superiore, un rettocele medio e un rettocele inferiore. È questo ultimo tipo di rettocele, il cui fondo poggia sul piano perineale, che più frequentemente obbliga i pazienti a digitazioni perineovaginali, finalizzate alla riduzione del rettocele stesso, rendendo così più agevole una defecazione altrimenti impossibile. A generare una sintomatologia da ostruita defecazione, in associazione o meno al rettocele, concorrono in grado diverso il prolasso mucoso del retto, l'intussuscezione retto-rettale e l'intussuscezione retto-anale. In questi casi, la fisiopatologia dell'ostruita defecazione è legata non già al sequestro di materiale fecale come nel caso del rettocele, bensì alla progressiva riduzione durante il ponzamento del lume rettale per l'introflessione del viscere dentro se stesso che ostacola la discesa delle feci. Il sigmoidocele, ovvero una patologica discesa del sigma nella pelvi, è un reperto frequente in corso di defecografia. Nel sigmoidocele di primo grado, il viscere si proietta sotto una linea tracciata tra il pube e il promontorio sacrale. Nel secondo grado, invece, il sigma viene a trovarsi sotto una linea tra il pube e il coccige. Nel caso di un sigmoidocele di terzo grado, il viscere si spinge in profondità nelle pelvi sotto una linea tracciata tra la tuberosità ischiatica ed il coccige. Il sigmoidocele di terzo grado è l'unico che può rappresentare un ostacolo alla defecazione mediante una compressione dall'esterno sul retto.